Allora posso salutare? Ma poi riesce bene di Arnold Schoenberg, Armoni Lehre, Trattato di Armonia. E lo scopre grazie a una recensione cattiva di Ildebrando Pizzetti, e la curiositas di questo ragazzo viene colpita da questa recensione terribilmente cattiva contro questo nuovo astro della musica del Novecento che era Schoenberg, e va a comprarsi il libro. Lo legge ed esclama How Life Begins, che poi è una frase di Joyce che viveva a Trieste. E io potrei dire più o meno le stesse parole, How Life Begins, riferendomi a un giorno meraviglioso. Io ero allievo di Carlo Prosperi, che era a sua volta allievo di Luigi Dalla Piccola. E un bel giorno mi disse, sabato prossimo tieniti libero, meriti di conoscere Laura Dalla Piccola. Ecco, quel giorno, quel sabato in cui fui portato dal mio maestro Carlo Prosperi a conoscere Laura Dalla Piccola, è un giorno sul quale potrei senz'altro dire How Life Begins, perché molte cose sono cominciate quel giorno. Potrei dire che sono cominciate molte cose che non hanno ancora finito di cominciare, visto che sono passati quasi 40 anni e continuiamo ad occuparci della Piccola con grande gioia e con grande passione. Pensate che io non ho mai conosciuto Luigi Dalla Piccola, perché sono arrivato a Firenze 2 anni dopo che Dalla Piccola era morto. E quindi nel 1980, quando ho conosciuto Laura Dalla Piccola, è iniziata una storia che solo oggi, devo dire, comincio a capire nella sua portata, perché ha determinato non solo la conoscenza di Dalla Piccola dall'interno della sua casa, cioè attraverso sua moglie, attraverso colei che si era consacrata a lui per tutta la vita, ma ha determinato proprio le coordinate morali, spirituali, letterarie, culturali in genere. Pensate all'epoca, dopo vari anni, nel 95, quando Laura, poco prima che morisse, mi ricordava con tristezza il fatto che da circa 40 anni c'era una musicologia molto attiva intorno al marito, ma non c'era ancora un catalogo delle sue opere. E uno dei suoi insegnamenti straordinari era un costante ricordo: prima i dati e le date, poi le parole, la storia della cultura e un catalogo. Ecco, questa era Laura Dalla Piccola, l'idea di riassumere sempre con dati e date.
non solo parole, le parole solo servono per condire. Pensate che proprio grazie a Laura c'era una studentessa di musicologia che faceva una tesi su Luigi Dalla Piccola ed era anche direttrice del Teatro dell'Opera di San Pietroburgo, e grazie a Laura io sono diventato per 6 anni direttore stabile di quel teatro a San Pietroburgo, Teatro dell'Opera Nazionale di Lirica e Balletto. E quindi Laura indubbiamente ha segnato molto il mio percorso. E oggi mi accorgo che in quei 15 anni di frequentazione, 15 anni straordinari perché io frequentavo Laura, visitavo Laura una volta alla settimana, una visita che durava un'ora esatta, 60 minuti precisi, ma proprio spaccati con l'orologio. Ed era proprio il segno di quell'esattezza, di quel modo di essere, di quel costume fatto di rigore, di esattezza, di cose precise, che poi era lo stesso Dalla Piccola. Pensate, Dalla Piccola scrive Volo di notte composto da esattamente 1000 battute, oppure Parole di San Paolo che si compongono esattamente di 100 battute. Ecco, era il modo esatto, il rigore di una vita precisa, esatta, in cui non c'era nulla che potesse andare fuori dall'esattezza. Il rigore soprattutto morale, spirituale, culturale, quotidiano. Laura aveva un quaderno in cui segnava ogni spesa, ogni entrata, ogni piccolo passaggio, così come Dalla Piccola aveva d'altronde un diario in cui segnava ogni passaggio della sua vita, e, oltre al grande epistolare. Quindi un modo di essere, di vivere, che indubbiamente in una frequentazione settimanale che è durata 15 anni, cioè dall'80 al 95, e ricordo che ogni settimana io arrivavo a casa di Laura portando una rosa gialla, e credo che Laura abbia scritto molte volte a sua figlia di questa rosa gialla, e credo che ne abbiano anche sorriso abbastanza. Torno in città, ho visto che qui la comunità ebraica ci copia, perché anche il Balagan torna in città, il Balagan va alle murate, e con Dalla Piccola torna in città abbiamo riportato l'attenzione su questo grandissimo musicista del Novecento, che è la traduzione letteraria per raccontare la sua infanzia, lui che dall'alto delle finestre della sua casa vedeva a strapiombo la foiba. E poi un'infanzia vissuta nella tensione fra etnie diverse, perché notare l'incredibile diversità nella scheda fra le sorelle Clelia Cohen Luzzatto e Laura Luzzatto, senza Cohen. Quindi se non ci fosse stato un appiglio, una conoscenza, come nel mio caso, di lungo corso, sarebbe stato impossibile per chiunque ricondurre quei due nomi e quelle due schede a due sorelle. Subito dopo la laurea si iscrive alla scuola di perfezionamento per bibliotecari, ancora una volta in grande opera d'arte. Conoscenza letteraria e umanistica straordinaria, che saranno davvero il filo conduttore di tutto il suo percorso musicale. Ecco perché oggi io, grazie a Laura, ho scoperto Luigi Dalla Piccola, ma appena dopo la morte di Laura, tra l'altro ebbi la grande sorpresa, l'inaspettata sorpresa di una eredità corposissima fatta da parte di Laura, che io non aspettavo minimamente, fatta di tutti i testi musicali di suo marito, delle sue penne, delle sue borse, delle sue sedie. E allora in quel momento mi sono chiuso al gabinetto VSE
e per 7 anni ho scritto quello che sarebbe diventata un po' la Bibbia della Piccoliana, il catalogo ragionato. Quel libro, che costava fatica perché si trattava, come diceva Laura, di riunire dati e date. E in genere i saggisti, gli scrittori amano scrivere, ma raccogliere dati e date è faticoso. E come diceva Schoenberg a proposito della dodecafonia, nessuno voleva farlo, qualcuno doveva farlo, mi sono proposto io. E così io stesso mi proposi e scrissi il catalogo ragionato. Edito nel 2002. Nel 2002 mi sono rimesso a studiare e dopo 14 anni ho pubblicato l'opera di Luigi Era Piccolo e le arti figurative. E in questo percorso che ho potuto fare proprio grazie a quei 15 anni di frequentazione di Laura, mi sono occupato di Luigi, ma piano piano, anno per anno, opera per opera, ho sempre più percepito l'importanza di Laura Dalla Piccola in tutta quella che è stata la rivoluzione dodecafonica. Questa rivoluzione è nata a Vienna, questa trinità viennese, Schoenberg, Berg, Wegener, che con l'arrivo di Dalla Piccola qualcuno chiama quadrinità dodecafonica. Ma la quadrinità dodecafonica, ovvero la dodecafonia italiana, non sarebbe stata possibile senza la presenza di Laura. Ecco perché credo sia importante questa riscoperta, che devo dire, dei tanti libri scritti su Dalla Piccola, dei tanti saggi, di altissimi saggi scritti in questi anni su Dalla Piccola, credo che quello su Laura sia il libro e lo studio che mi appassiona e mi emoziona di più. Ecco perché vi invito tutti il lunedì 25 giugno all'Aula Magna dell'Università di Firenze alla presentazione del libro su Laura, che secondo me non è solo la scoperta di una grandissima donna del Novecento, ma la scoperta della più grande cultura del Novecento, che senza questa donna forse non sarebbe così. Grazie.